Davide Giacalone, buongiorno, buona settimana. Buongiorno, ben ritrovati. Allora, io salto a pie pari l'apertura del Corriere della Sera di quasi tutti i giornali, leggendo la manovra resa dei conti del governo, perché, devo dirti la verità, mi espongo, mi schiero. Che noia, che barba, che noia, beh, dicevano i grandi, sì, Raimondo e Sandra. Fa arrivare bene ma alla ci arriviamo, eh? Ci arriviamo. Sì. Però a centropagina, ieri le abbiamo commentate queste notizie in tempo reale, perché sono arrivate durante l'indignato speciale. Si parlava proprio di educazione dei ragazzi. La foto, l'alcol, poi lo schianto. Le vittime in strada in Sicilia e ancora morire in discoteca a 19 anni. Sono due fotonotizie al centro della prima del Corriere, Davide, che come abbiamo detto ieri sono cazzotti alla bocca dello stomaco. Sì, e sono talmente duri come cazzotti che la prima cosa che dobbiamo ricordare a noi stessi è che naturalmente la stragrande maggioranza delle persone e dei giovani hanno la testa sulle spalle e non si trovano in quella situazione. E però questa cosa che sia istituzionalizzata, perché è istituzionalizzata la storia dello sballo del sabato sera, che il divertirsi consista nello sballare, che sia il mix di droga, di alcol, di quello che vi pare a voi, ma che il divertimento sia in qualche modo coincidente con la fuga dalla realtà. E invece la realtà è molto più sfidante, accattivante e anche bello affrontarla piuttosto che fuggirla. E queste notizie quindi si ripetono. Perché non ne parliamo mercoledì? Perché è istituzionalizzata quella data lì. Poi succedono gli incidenti anche di mercoledì e di giovedì, ma non è quella ricorrenza, non è quel titolo, non è quel modo di concepire il divertimento. Due osservazioni poi, diciamo, dalla parte dei gestori di questa roba. Quando in una discoteca, la discoteca dove è morta la ragazza era già stata chiusa per spaccio, adesso siamo al secondo giro di sigilli, quando una discoteca accetta o fa girare o direttamente organizza il giro di droga, non solo commette un reato grande come una casa, non solo si rende responsabile di queste morti, ma finisce col far chiudere le discoteche per bene, cioè finisce col far chiudere il circuito delle persone che rispettano la legge. Questa è una cosa che forse dovremmo ricordare a noi stessi per ogni aspetto del nostro vivere civile e in particolare per questo, la vigilanza verso questo. Siccome lo sanno tutti, è inutile che ci giriamo intorno, lo sanno tutti quali sono i posti dove si spaccia droga, tollerare anche un solo secondo in più non solo significa tollerare il crimine, ma fregare quelli che la legge la rispettano. E seconda cosa, per carità, l'arte deve essere libera, la musica deve essere tutto quello che volete, però i doppi sensi e le allusioni esistono nelle canzoni, nei loro testi, nell'atteggiarsi dei cantanti. Ciascuno si assuma le proprie responsabilità, ivi compresi quelli che si esibiscono in questi luoghi. Due titoli di apertura dei principali quotidiani, uno è il Messaggero, Di Maio, Conte, scontro frontale, il leader del Movimento 5 Stelle dice senza ok le nostre richieste, niente manovra, la replica, il testo non cambia, Libero, il quotidiano diretto da Feltri, la maggioranza sta scricchiolando, Di Maio, taci Conte, il grillino trova il coraggio di attaccare il premier, fai come ti dico, senza di me vai a casa. Davide, a te. Ma che linguaggi, ma insomma, intanto segnaliamo il ritorno dei riti, delle parole, delle cose che erano antichissime e che i protagonisti di oggi si erano presentati sulla scena dicendo con noi saranno cancellati per sempre. E pertanto questa mattina assisteremo a un bel vertice che servirà a controllare lo stato di salute della maggioranza di governo, e nel vertice sì, misureranno non tanto sulle questioni concrete, le misure da prendersi, quanto sul peso di ciascun protagonista politico e di ciascuna corrente politica, perché per esempio Di Maio è Presidente del Consiglio o Conte in qualche modo finiscono con l'incarnare due correnti all'interno del Movimento 5 Stelle. Tutto questo però purtroppo avviene nel niente, nel vuoto, cioè si stanno contendendo la guida di una macchina ferma, cioè, beh, magari facendo anche brum brum con la bocca per far vedere che stanno correndo, ma non c'è niente. Prendete per esempio il tema, cioè uno dei temi che, diciamo, travagliano la maggioranza, manette agli evasori, se non c'è l'impegno contro gli evasori fiscali noi ce ne andiamo, noi stiamo facendo una novità assoluta, perseguiremo gli evasori fiscali. L'evasione fiscale è perseguita in Italia da quel dì,
diciamo, la grande riforma contro l'evasione fiscale data da Ezio Vanoni, per parlare della storia della Repubblica, se no potremmo andare anche prima. Il punto è che per mandare in galera gli evasori fiscali bisognerà che qualcuno gli faccia un processo. In un paese in cui non funzionano i processi, e oggi c'è lo sciopero degli avvocati penalisti che si asterranno per 3 giorni dalle udienze, giacché la legge ha eliminato il limite massimo del procedimento penale, cioè secondo la legge italiana i processi penali possono durare in eterno, fine processo mai. In un paese così messo, ma che stiamo discutendo sul serio di mandare in galera gli evasori? Con quali processi? E che glieli fa i processi? E se gli evasori sono così tanti come è ragionevole supporre e temere, ciò significa che ci saranno necessari molti processi. Si parla di questo nei vertici di maggioranza? No, si parla di cosa scrivere nel comunicato per far vedere se sono prevalso io o è prevalso lui, cosa che tra gli altri guasti innesca anche il fatto che poi Giuliani si annoia e finisce col non seguire neanche sbaglio? Queste poche parole. No, ti chiedo se sbaglio ad annoiarmi. Annoia, lui no, è umano. Un sacco di altra gente. No, non mi annoio con Davide però, mi annoio con i vertici. Con gli ennesimi vertici. Invece non c'è prima pagina che in qualche modo non riporti questa notizia, quanto sta accadendo, Davide, in Cile, dove i carri armati sono scesi per le strade e la rivolta è data dal popolo che non vuole i rincari. La vita sta diventando troppo cara, si fa fatica a vivere, coprifuoco in Cile. E il Cile è un punto delicato che è legato anche alla storia, alla nostra storia nazionale. Il Cile è un punto delicato perché vedere i carri armati per strada inevitabilmente riporta alla mente Pinochet, un regime molto durissimo, una dittatura feroce, una repressione inaudita e inumana dei dissidenti, delle opposizioni. Poi alla fine però Pinochet cedette il potere, diciamo così, in un corso, avviando un corso in qualche modo democratico, e poi tirò le cuoia alla fine, ancora inseguito da un mandato di cattura internazionale. Il Cile è legato alla nostra storia perché quando questo accadeva nel 1973, che non è la storia che si legge, non è preistoria, c'eravamo, l'abbiamo vista. Nel 1973 Enrico Berlinguer scrisse 3 articoli su Rinascita, in cui spiegò che il Cile dimostrava che un paese non può essere governato col 51% dei voti. Oh, questa è storia nostra recente, cioè si diceva Enrico Berlinguer non si può governare col 51% dei voti. Perché? Perché ne serve molto di più per convincere e trasformare un paese. Aveva torto, aveva ragione, per carità, non possiamo aprire il dibattito in questi pochi secondi. Certo, l'Italia dal 1994 è governata da chi prende molto meno del 50% dei voti, non il 51% dei voti, e forse chissà anche questa assenza di pensiero politico, di riflessione, di sofferenza politica spiega anche un paese fermo. Il Cile nel frattempo, diciamo così, hanno ritirato l'aumento delle tariffe che aveva innescato la rivolta. Il presidente, che è un moderato, diciamo, di destra in qualche modo, era stato beccato ieri in una pizzeria a godersi la cena. Probabilmente la sua avventura non durerà molto a lungo. Speriamo che in Cile non si riaprano avventure del passato. Allora, Cristina, dicevamo, hai scovato una notizia che ci riporta all'apertura con Davide Giacalone. Esatto, dalla prima pagina del Fatto Quotidiano leggiamo: io prof dico no ai cellulari in aula all'università. Insomma, io mi chiedo, io che vengo da un'università e studio comunicazione, per noi lo smartphone in aula è fondamentale, no? Per lavorare a volte. Quindi come si fa a distinguere, diciamo, a cercare di limitare l'uso per divertimento a quello, diciamo, didattico, no? Beh, si può, il resto voglio dire, normalmente nelle aule universitarie uno può portare da casa il libro che serve per seguire le lezioni, oppure i fumetti per divertirsi o disegnare durante la lezione. Sono tutti e due, diciamo, rilegati in carta, però hanno finalità e scopi diversi. E la stessa cosa vale per il digitale. Diciamoci la verità, i telefoni cellulari, cioè i connessi alla rete per parlare e per mandare messaggi, che nulla hanno a che vedere
con le lezioni, con le riunioni, con le conferenze, con i concerti che si fanno in giro per l'Italia, è diventata una cosa veramente insopportabile. Tra l'altro io sono sicuro che tutti quelli cui gli squilla regolarmente il cellulare mentre stai lavorando, mentre stai facendo un'altra cosa, quelli che devono urgentemente rispondere a un sms, sono gli stessi che quando c'era il telefono di Bachelite in casa non gli squillava mai, nel senso che non li chiamava nessuno, squillava una volta alla settimana, era uno che aveva sbagliato numero. Da quando esiste il digitale e la connessione perpetua, invece sono al centro di un vortice di comunicazioni che se le si impedisce meglio. Diverso è l'uso del terminale per leggere, per scrivere, per prendere appunti, per seguire una lezione, ma per l'appunto, diciamo così, è come il libro e il fumetto, sembrano uguali ma effettivamente non lo sono. Davide, proprio in una battuta, Renzi ha citato Moro ieri alla Leopolda, ha chiamato i moderati a raccolta, oggi i giornali titolano l'opa di Renzi su Forza Italia, lui dice i delusi di Forza Italia vengano a dare una mano. Era presente anche Lele Mora, mi dicono che si è autoinvitato. Ma era presente chi se ne importa. La sostanza è che, a parte le citazioni, i moderati non ci sono in circolazione, nel senso che c'è un fronte unico che va dall'estrema destra all'estrema sinistra, che è favorevole alla diminuzione della pressione fiscale e all'aumento della spesa pubblica corrente per a ciascuno, diciamo, per le cose che ritiene più opportune. Ecco, tornare con tablet o senza a studiare aritmetica potrebbe aiutarli a capire che poi si diventa poco moderati alla lunga a ascoltarli. Davide, grazie anche per l'intervento di oggi. Buona settimana, ci ritroviamo domani sempre a quest'ora circa. A domani, buona radio a tutti.